Di politica s'era ormai detto, di famiglia e lavoro anche quello. Ci restava un argomento soltanto, i cavalli e le donne, si sa. Il mio amico mi disse: Giovanni, dimmi un po' chi sarebbe per te una donna davvero ideale. Al mio amico risposi così: se dovessi immaginare una balia ideale, il primo amore ideale, la governante ideale, se dovessi immaginare l'infermiera ideale, la maestra ideale, l'angelo biondo del focolare, se dovessi immaginare tutti quanti questi ruoli in una donna sola, in una donna sola. Butto un nome lì per lì, Marina Vladi. Stralunando i suoi occhi tondi, il mio amico sorrise contento, fece sì con quel suo testone, approvando la scelta in pieno. Con le mani faceva gesti, si muoveva tutto goduto, mi mandò il teretano e il seno di Marina Vladi. Porco Giuda, sei un genio, pensa un po' che anch'io pensavo a Marina Vladimirovna, da ragazzo la sognavo. Lei la balia ideale, lei la zia ideale, il primo amore ideale, la governante ideale, la commessa ideale, la segretaria ideale, la prima volta ideale, una figa madornale. Dai da di 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 di, dai da 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 di 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 di, dai da di 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 di, dai da 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 di 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 di.